Stop alla colpevolizzazione dei dipendenti dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. A dirlo la UIL Funzione Pubblica, per la quale gli errori non sono da addebitare sui singoli infermieri o medici, ma bensì sui vertici aziendali e della sanità campana. Dirigenti ed amministratori che avrebbero posto le basi per la corruzione scoperta ora, ad esempio con le mazzette per ridurre i tempi per farsi operare. Per il sindacato, infatti, tra le cause che hanno scatenato l'allungamento delle liste d'attesa, la riduzione dell'attività operatoria collegata all'annessione a Ruggi degli altri ospedali di Cava di Tirreni, Castiglione di Ravello e Mercato San Severino, senza provvedere però ad incrementare i fondi a disposizione, con una serie di problematiche che hanno creato più occasioni per corrompere. La nostra battaglia in questi anni, per esempio a Ruggi, è stata su due settori. Primo settore, la costruzione di linee di attività e di percorsi assistenziali. Questo danno trasparenza oltre che efficacia. Sono fatti per l'efficacia, ma indirettamente danno trasparenza e possibilità di controllo. La seconda questione è il costo dei plessi associati, che ci ha pesato notevolmente, considerato che il Ruggi, paradossalmente, al centro dell'attenzione per quanto riguarda la corruzione, è anche l'ospedale, l'azienda, con il RUM, che ha il miglior rapporto tra costi e ricavi sul piano regionale. Questo quindi è un paradosso. Il punto centrale è stato il trasferimento sui costi del Ruggi delle attività che prima si facevano all'ospedale Mercato San Severino, Cava, Castiglione. Questo ha determinato un esempio lampante, la riduzione delle prestazioni assistenziali del Ruggi, particolarmente quelle di elezione, dove esiste la lista d'attesa. Noi dicevamo agli amministratori invece che dovevano battersi, e noi lo abbiamo fatto con la famosa vertenza Salerno che ricordate, per recuperare le risorse degli ospedali accorpati e non penalizzare le attività del Ruggi.